Innanzitutto, sicuramente, come dice Coach, è una squadra costruita ad Esio con altri obiettivi. È anche affascinante come squadra perché l'inserimento di giovani, dare delle opportunità comunque ai giocatori che magari fino all'età hanno fatto la C2 di esprimersi in questo campionato è comunque un'operazione non facile. Per fortuna che ci sono allenatori che per scelte o comunque per successo societario o personale fanno questa, intraprendono questa avventura che io amo il settore giovanile, amo chi fa giocare i giovani. La mia situazione è diversa perché gli obiettivi sono diversi, comunque i complimenti vanno fatti per il progetto e perché comunque hanno una struttura e delle letture comunque quando noi vediamo le partite che sono molto preparati, quindi prima di tutto un merito a chi ha fatto questa scelta. Noi la partita direi molto bene dal punto di vista dell'entusiasmo, per non essere negativo, quindi sono contento dell'entusiasmo che ci ha messo, la voglia, eccetera, eccetera, che è un elemento fondamentale. Sufficientemente bene a livello di attenzione difensiva e di applicazione di quello che facciamo ogni giorno. Abbiamo commesso tanti errori, errori sui quali quotidianamente lavoriamo. Per distrazione e concentrazione. Potrebbero essere mille gli alibi, però noi siamo giudicati dalla partita e quindi il valore reale è la partita. E quindi tanti errori sui cambi difensivi, tante distrazioni che hanno permesso a loro innanzitutto di avere un break iniziale importante. Poi invece con l'andare della partita, forse togliendoci un po' anche la pressione, abbiamo cominciato un po' a far meglio. Essere meno rapidi ma più attenti ai particolari, cosa che dà un valore diverso a una squadra. Quindi molto contento dell'atteggiamento, sufficientemente contento dal punto di vista difensivo dell'attenzione. Voglio sottolineare un'altra cosa che mi piacerebbe che mantenessimo, al di là, della squadra che incontreremo, una coralità di gioco. Alla fine, o per stanchezza o perché o magari poche qualità a volte abbiamo rinunciato a fare un extra pass, a trovare un compagno libero con un'invenzione probabilmente più complicata, perché quando uno pensa questo è troppo facile, invece magari la semplicità e la qualità delle squadre che giocano bene. Quindi lavoreremo sia dal punto di vista dell'attenzione, sia dal fatto che giocare insieme vuol dire leggere insieme le cose semplici e eseguire. Contento della gente che ci ha sostenuto e soprattutto dell'armonia che si sta creando fra tifosi, società, staff e tutti quelli che lavorano attorno a questo progetto. Non possiamo sapere chi è Piacenza dopo una giornata, non possiamo sapere chi è Desio, però ti dico in assoluto, poi viene naturale per noi che ci eravamo l'anno scorso Sì. fare dei paralleli. Personalmente mi è piaciuta molto la grande affidabilità che ha dato Leonzio, che insomma ha dato dinamismo molto forte sul primo passo, bene anche Matteo Samoggia, calcolando che ti mancavano due elementi di quintetto base, questo significa che avrai tante rotazioni e una profondità di panchina che ti dico forse l'anno scorso non avevamo. Sì, è un'opportunità che la società mi ha dato, avere anche nuovi giocatori, più Filippo che comunque Guerra, che comunque è un giocatore che ci dà un allenamento, ma sarà anche impiegato probabilmente anche in campionato. Quindi avere rotazioni dà più possibilità. È vero che bisogna essere più bravi in meno tempo, ok? Cercare di stare in partita non è facile. A me, adesso, al di là dell'intervista, non voglio far figo, quando, quindi quando andiamo in nazionale, che dobbiamo giocare in 12, viene un panico, però se non li usi tutti e 12, si tratta proprio di capire che hai far bene in poco tempo e andare dentro e venire fuori, non è facile, questa roba qua. Devo dire che l'aggiunta di Leonzo, sinceramente, che è stata una volontà proprio della proprietà di Mauro Bonaiuti, è stata un giocatore che ci dà atletismo e che, diciamo, toglie un po' la pressione anche a Sanguinetti, nel senso che sono due giocatori, non so come la pensa lui, dover marcare o comunque Magrini, cioè ci dà un
complesso non male. E anche Tommaso, che è un giocatore che cambia ritmo, ci permette di far giocare Sanguinetti da guardia, quindi abbiamo un po' di alternative. Dov'è che siete qui dentro e da quanto può dire questa partita? Dice la prima di campionato, se sicuramente quando la rivedrò sarò là a imprecare o a dire i nomi come lo dite voi, perché gli errori sono stati tanti. Tanti nel ok, magari sul sistema abbiamo difeso bene sui loro giochi, ma su tutto quello che era poi la difesa sulla penetrazione, difesa sul post basso, le collaborazioni, le letture in attacco quando loro andavano a aiutare forte sul fondo, cioè aiutare fra i lunghi, non riuscivamo a ribaltare la palla. Per fortuna c'è tanto da lavorare, anche perché sennò non mi pagherebbero. E spero che il mio apporto serva anche per migliorare questa cosa. Non saprei dirti perché andiamo ancora a sprazzi, abbiamo un po' di non tanta continuità. Probabilmente tutte le partite della B, della A, della A1 saranno così. Ovviamente chi ha un gruppo consolidato di 8-10 e parte avvantaggiato, sicuramente le squadre come il nostro girone, comunque che hanno già 8-7 giocatori e magari non hanno cambiato allenatore, hanno un background e comunque una cosa su cui già costruito tutto, no? La struttura. Ti faccio un esempio, noi zona non l'abbiamo ancora fatta, adesso spero che Vicenza non mi faccia 30-40 minuti di zona, ma chi invece ha già lavorato per A, basta che aggiunga un giocatore, un altro giocatore che entra nelle rotazioni e capisce dove vanno. Quindi è tutto nuovo. L'impressione è che tu comunque abbia un grandissimo potenziale a disposizione, 9 giocatori, non sono pochi, probabilmente pochi quelli che ce ne hanno in questo campionato. Dall'altra parte molto stimolante da parte tua la possibilità di, tra virgolette, di sbagliare abbastanza, no? Cioè, Sì, però se sei recalcati i 6 giocatori sbagli molto meno, così. sì, sai, le squadre fino a pochi anni fa, almeno forse lui era ancora giovane, si diceva si gioca in 8, di nono e decimo stanno seduti là. E invece il basket è cambiato perché l'intensità fisica è talmente alta anche a questo livello che se vuoi giocare devi mettere intensità sia in attacco che in difesa, non è che puoi buttare, cioè, quindi hai bisogno. Credo che ci siano almeno 5-6 squadre, lui le conosce meglio di me, che sono così potenziate, ok? E ovviamente sono quelle che ambiscono a arrivare ai playoff in un certo modo e che sicuramente anche aggiungeranno un giocatore. Noi li abbiamo aggiunti da poco, abbiamo ancora delle lacune, però devo dire che ho la possibilità di gestire 3 che va in 4, un 4 che scala in 2. Cioè, qualche cosina in più ce l'ho e sono, credo di essere fortunato. Se vuoi lasciarmi uno, me lo porto a casa io. Grazie.